Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, wow, abbiamo un sacco di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Più andiamo avanti ragazzi e più ci si avvicina all'evento di Halloween. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Mi raccomando che mi trovate in live anche di là, oltre che di qua su YouTube, anche di là, mi raccomando. E non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Prima di farvi vedere tutto quello che è stato scoperto dai data miner, voglio farvi una domanda: maschio dello spaventapasseri o femmina dello spaventapasseri? Quale preferite dei due? Fatemelo sapere qua nei commenti. Quindi ragazzi, sappiamo che da martedì arriverà la prima mini patch come al solito, che poi si concluderà con la patch normale del giovedì e che vedrà appunto l'ingresso di nuove skin, nuovi picconi, nuove emote sempre più relative ad Halloween ragazzi, a tutta questa season numero 6 che è concentrata con l'oscuro e con le tenebre. Come purtroppo sapete, ci sono dei gravi limiti che Epic Games ha messo agli youtuber che pubblicano il loro materiale, quindi vi faccio vedere ragazzi i nomi e le miniature senza però farvi vedere giustamente le immagini perché è troppo ancora pericoloso. Quello che mai è stato scoperto anche una roba, oh, è stata scoperta una roba. Dopo ne parla dello Skull Trooper. Non ho detto più niente. Skull Trooper ho detto. Allora vi faccio vedere ragazzi, vi faccio vedere. Siete pronti? Mi tengo. 3, 2 e mezzo, 1 e un quarto, 0. Sprag! Il nome della prima skin sarà Hollow Head, quindi qualcosa relativo alla testa del personaggio. Non sappiamo se sia, come già vi anticipavo, magari il cavaliere senza testa. Staremo a vedere ragazzi, staremo a vedere. Si prosegue molto velocemente senza paiura con Halsey, il nome di un'altra skin femminile. Sappiamo che sarà una skin femminile e che potrebbe essere la controparte della skin vista precedentemente. Plog, secondo me ragazzi, visto che plague dovrebbe, cioè tradotto in italiano vorrebbe dire plagio, potrebbe essere una skin molto interessante soprattutto come outfit, perché non lo so, potrebbe essere qualcosa che inerente ad Halloween, che copia, nel senso, io adesso non so se possa essere una skin con degli stili intercambiabili che magari vanno a riprendere appunto altre skin. Sappiamo che oramai Epic Games, Fortnite stanno cercando sempre di mettere della freschezza nel gioco in modo che rimanga sempre vario e dinamico. Staremo a vedere anche questa skin Plague che cosa ci riserverà. Un'altra skin interessante ragazzi, lo Scourge. Anche questo Scourge è qualcosa di relativo, perché ho già sentito un nome del genere in qualche gioco horror. Non ricordo bene a cosa fosse abbinato, ma è qualcosa di tipo, capisci, nel senso, tutto rovinato, tutto strano, come sempre. Potrebbe essere anche una donna zombie, non lo sappiamo, ma potrebbe essere anche questo ragazzi. Ed ecco finalmente ragazzi una delle skin più interessanti, dai nomi più accattivanti ragazzi, la Skull Ranger. Come vedete è ovviamente una skin non morta, quindi come la Gold Trooper. Potrebbe, come vi avevo già anticipato qualche giorno fa, Epic Games inserire delle skin di Halloween che vadano a riprendere Skull Trooper e Gold Trooper, ma che non siano proprio quelle due che vi ho appena detto. E la Skull Ranger potrebbe la Skull Ranger potrebbe essere proprio questa. Si va avanti ragazzi con Squashman. Anche qua ragazzi, io adesso non so, sapete i Sasquatch che cosa sono?
non avrà senso, ma mi viene in mente il Sasquatch, che è praticamente un personaggio di fantasia che vive nei boschi. Lo Squashman potrebbe essere, o anche questo, la skin controparte femminile della skin, scusate, maschile, della skin femminile che c'è nel pass battaglia, quella con la testa di zucca, o potrebbe essere una specie di tipo super peloso, non lo sappiamo. Ovviamente non appena arriveranno le immagini le vedrete sicuramente anche voi. Carver è il nome di uno dei picconi che è stato recuperato dai dataminer, proseguendo poi per Herald's Wand. Non sappiamo chi sia Herald, perché penso sia un nome, nel senso è il Wand di Herald. Qualcuno mi dica che cosa voglia dire Wand, perché non ne ho assolutamente idea. Staremo a vedere. E ragazzi, i balletti, behold, il primo dei nuovi balletti che abbiamo visto, Electro Swing, quindi tipo quel movimento lì che fanno tutto strani, nel senso, quando si pensa che sono fuori di testa, deve essere tipo scossa elettrica. Il Get Psyched, che è quindi Psyched è schizofrenia, pazzia, no, psicotico, chiamatela come volete, vedremo, secondo me da ignoranti anche questo. E abbiamo Led Banger, lo potrei fare, ma ho le cuffie, non posso farlo con i capelli lunghi. Ma ragazzi, le novità non sono assolutamente finite. Lo Sprinker è anche l'ultimo dei balletti, ma volevo farvi vedere un tweet pubblicato da un grande dataminer, il signor San Lim, The Fortnite Guy chiamato anche, dove sono stati recuperati dei sorgenti che vanno ad indicare il possibile ritorno della Skull Trooper. Io non ci credo, secondo me non torna la Skull Trooper, ma è palese che questi file di gioco erano dentro al gioco. Quindi Glider, sembrerebbe che la Skull Trooper ritornerà con un deltaplano dedicato, e Pickaxe, ovviamente, che vuol dire piccone, e tutti vogliamo vedere se tornerà la falce. Lui dice: so basically Skull Trooper is coming back with his own Glider, female version, and Pickaxe. In poche parole lui dice che sembrerebbe che torni davvero questo Skull Trooper con la Gold Trooper, e sembra che quindi anche il deltaplano, e che non esiste fino adesso per il Skull Trooper e il piccone, possano tornare. Staremo a vedere. E per chiudere, ragazzi, una figata incredibile. Questo, ragazzi, è lo spettrogramma del suono che viene emesso dalle pietre oscure del gioco. Adesso non mi chiedete come facciano a fare gli spettrogramma, perché l'avevamo già visto anche nella season 4 e nella season 5, quando si parlava di razzo, quando si parlava di spaccatutto, quando si parlava, insomma, di un sacco di cose. E ragazzi, la cosa allucinante che è venuta fuori è che lo spettrogramma delle pietre oscure davvero sembra che stia mostrandoci la torre dell'orologio, di Tilted Tower, di Napoli, pendenti. Non sappiamo, ragazzi, cosa stia a significare, non sappiamo. Come al solito Pinnacoli è sempre in mezzo, ragazzi, gli distruggono la casa, gli ricostruiscono l'edificio, gli ridistruggono la casa, c'è il cubo che tira fa su un casino. Potrebbe davvero esserci ancora qualcos'altro adesso riguardante la torre dell'orologio, e ovviamente non mancheremo di stare qui e di guardarla insieme per vedere tutto il susseguirsi. Ovviamente tutti in super hype per Halloween, me compreso. Non ho veramente più la pelle, no, ce l'ho, non sto più nella pelle nel vedere il Fortnitemare. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, e vi ricordo che sono in live di là, mi raccomando. Lasciate un bel like, ragazzi, un super pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Non vi dimenticate di attivare la campanella, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in live anche di qua. Ciao!